Tempio Voltiano, aperto a metà per Pasqua e quasi certamente anche quando partirà Expo. Sono passati esattamente 9 mesi da quando il primo piano del prestigioso Museo Comasco è stato chiuso al pubblico dopo il distacco di pezzi di intonaco dal soffitto e ancora non si sa quando sarà possibile riaprirlo. E così anche in questi giorni di festa, con la città presa d'assalto da comaschi e turisti, ai visitatori del Tempio non resterà altra scelta che fermarsi al piano terra. Stesso discorso per i turisti attesi sull'aereo per Expo, visto che è praticamente impossibile pensare che il primo piano possa essere aperto al pubblico il prossimo 1° maggio. Le indagini effettuate dopo il crollo dello scorso luglio del resto hanno evidenziato altri distacchi non visibili e simili a quelli che hanno provocato il cedimento dell'intonaco. Il comune di Como ha quindi proposto alla soprintendenza un intervento che possa permettere la messa in sicurezza delle parti più a rischio e che preveda al tempo stesso un costante monitoraggio della situazione. L'impegno previsto dall'amministrazione comunale, già messo a bilancio, è di circa 100.000 euro. Una volta ottenuta la risposta dalla soprintendenza, il comune potrà quindi procedere con i lavori con l'obiettivo di riaprire il primo piano il prima possibile, si spera al massimo all'inizio dell'estate e quindi non più tardi di giugno. Puntiamo a una riapertura completa per l'estate, compatibilmente con gli interventi che saranno necessari, spiega l'assessore alla cultura del comune di Como, Luigi Cavadini. La situazione è questa, conclude l'assessore, e purtroppo non possiamo fare diversamente. La passerella che porta dal Broletto, da Piazza Duomo a Via Pretoria.